Io parlerò un linguaggio molto diverso da quello che ho sentito ora, che è quello che conosco, però credo che c'entri molto con i temi di cui stiamo parlando, cioè con la crisi e con la possibilità di uscire dalla crisi. Parlo del sociale intendendolo in un senso preciso. Le relazioni umane, la cura delle relazioni umane, perché questo è il sociale. E se mi immergo nell'Italia di oggi, sia nelle sue sofferenze, sia nelle situazioni di disagio, ma soprattutto se ascoltiamo e guardiamo alla normalità della vita delle persone, ecco, io traggo un elemento di fiducia e quindi condivido quell'elemento di fiducia che viene indicato da Morese nella sua introduzione. Lui giustamente ha fatto riferimento a quello che è successo nella scena pubblica da parte delle donne, da parte che cosa rappresenta nel nostro paese il volontariato, il cambiamento profondo che stanno realizzando, che sta realizzando la presenza degli immigrati, non soltanto di questo, quello su cui mi soffermerò un attimo, non soltanto, come dicevi tu, nell'economia, nella produzione di impresa, ma proprio nella costruzione della convivenza. E se guardo a questi tre soggetti che hanno, come dire, che sono stati presenti nella scena pubblica, ecco, questi tre soggetti non soltanto hanno espresso una effervescenza collettiva, una domanda di partecipazione, una disponibilità alla solidarietà, e non soltanto hanno espresso, penso per esempio le donne, un sentimento di indignazione. In questi soggetti collettivi, ma soprattutto, ed è l'invito che faccio, se guardiamo all'Italia normale, colgo un cambiamento che non so usare un'altra parola e non considerare, e non mi paio una parolona, ma che mi sentirei definire un po' come una rottura antropologica. C'è qualcosa di profondo, che segna l'esaurimento di un'egemonia culturale che è stata profondissima nel nostro paese, che io per esempio personalmente, essendo una che ha avuto la fortuna di vivere, di incontrare la politica e di viverla come grande passione, io sono una figlia di operai e quindi mi sono costruita da sola, cioè so che cosa è il camminare con le proprie gambe, l'emancipazione, la politica come cioè mi commuovo, scusate. E quindi in questi anni che cosa significa, cosa hanno significato le lotte della sinistra, ma soprattutto le battaglie delle donne per ottenere quelle leggi e quei diritti, e che cosa ha significato dal punto di vista delle donne quelle leggi, quei diritti. Hanno significato un profondo cambiamento interiore, cioè un cambiamento della propria interiorità, un nuovo umanesimo, cioè la libertà femminile è stato un profondo viaggio interiore in cui abbiamo messo in discussione gli stereotipi che ci avevano cucito addosso, cioè mio padre, che era una persona meravigliosa a cui io sono legata,
che era un cattolico, non, anzi, che vi è dispiaciuto enormemente che io facessi la scelta di comunista in un paesetto come la provincia di Cuneo. E quando io adoravo studiare, e lui, che persona che io adoro, mi ha detto: guarda, io non sono in grado di farti studiare perché tu sei una donna, e ho dovuto vincere una borsa di studio, quindi mi sono dovuta liberare da degli stereotipi profondissimi. E quando si dicono diritti, leggi che oggi diamo assolutamente per scontate, per chi le ha vissute è stato un cambiamento profondo della propria interiorità, costruire un nuovo umanesimo. E questi, questi ultimi anni sono stati gli anni di un profondo paradosso, se uso un termine che è caro alla mia cultura, di una, siamo state vittime di una rivoluzione passiva, per cui quell'idea della libertà che significava nuovo umanesimo ci è stata, come dire, ridotta, ributtata addosso come il vuoto apparire, l'io, l'idea l'io acquisitivo, l'esteriorità, l'apparire. E quindi è stata una, come dire, una beffa quella libertà che aveva significato per chi l'aveva vissuta e tradotta in legge, in cambiamento legislativo, in cambiamento sociale, come nuovo umanesimo, vedersela invece come dire, ributtata addosso come la cultura dell'esteriorità, dell'apparire, dell'io acquisitivo, dell'importanza del possesso. Questa è stata una egemonia culturale profonda che ha attraversato tutte le culture politiche. Io non ho dubbi, non faccio fatica a dire che anche la mia tradizione politica, quella così legata all'idea della solidarietà, è stata in qualche modo, dal mio punto di vista, corrosa da questa cultura, questa idea dell'apparire e dell'io. Dell'io come di un'idea dell'autonomia individuale come rottura, non soltanto delle solidarietà, ma del riconoscimento della dipendenza che ci unisce all'altro. Ecco, io vedo nel profondo della società italiana, e non soltanto in questi movimenti che sono stati più visibili, vedo emergere, e anche come effetto della crisi economica, ho sempre creduto nell'idea della crisi anche come occasione di cambiamento, un ripensamento rispetto a quelle che sono le cose che contano nella propria vita. Parlo di persone normali e non soltanto di chi è stato parte di quei movimenti collettivi, di quella. Vedo un cambiamento per cui insomma l'idea della società sobria, della sobrietà, possa diventare in qualche modo un punto di riferimento. E quindi, se dovessi indicare qualcosa, dovessi indicare una strada da percorrere, di cui però vedo le potenzialità proprio nella normalità della vita delle persone, questo, come dire, questo ripensamento nella propria vita di quelle che sono le cose che contano. E quindi un rimettere al centro i valori dei beni comuni e la riscoperta delle relazioni umane. L'impoverimento del nostro paese non è soltanto, qui parlo come di una persona che si è occupata di politiche sociali, l'impoverimento del nostro paese non è soltanto dovuto al reddito, l'impoverimento del nostro paese è dovuto all'impoverimento delle relazioni umane, alla rottura delle relazioni umane. Quanti sono i disagi che sono legati a questo?
prendere consapevolezza insieme all'importanza di beni comuni, cioè che non ce la fai da solo se non c'è una scuola buona che funziona, non ce la fai da solo se non hai tuo figlio, non dai una dote di sapere, e non gliela dai da solo questa dote di sapere se non c'è degli insegnanti, quindi se non sei dentro una comunità. E scoprire appunto l'importanza delle relazioni umane, che non sono soltanto la famiglia, ma la comunità a cui appartieni. Ecco, io credo, vedo questo nel profondo della società italiana, e questo mi fa, mi sollecita a pensare e a dire che forse quell'egemonia culturale così profonda, che per me ha un nome e un cognome, si chiama berlusconismo, ma che appunto rispetto alle quali non ci sono stati gli anticorpi, forse è davvero il tramonto, e ci sono tanti agenti all'opera che stanno costruendo qualcosa di nuovo. Penso, e qui, che sia molto importante lavorare, avere come idea guida quella della società sobria, e sia molto importante avere un progetto politico-culturale che metta al centro il valore dei legami umani e dei legami sociali, perché qui non è soltanto in gioco la creazione di solidarietà, di mutuo aiuto, ma c'è un'idea della persona, c'è un cambiamento della concezione dei diritti. Penso che sia molto importante mettere al centro un'idea della libertà come riconoscimento del legame che ti unisce all'altro, come riconoscimento della dipendenza che ti unisce all'altro, e che sia molto importante considerare la libertà, come dire, non disgiunta dalla responsabilità, e che questo, la dipendenza dall'altro, il legame comunitario, il legame sociale, debba essere considerato in qualche modo come un ingrediente fondamentale della cittadinanza e non soltanto delle strategie di inclusione sociale. Cittadinanza, essere cittadino, significa non soltanto vedersi riconosciuto nei propri diritti, ma essere sollecitato a promuovere e a svolgere una responsabilità. Credo che io mi prendo cura debba essere non soltanto il motto del volontariato, ma debba diventare un ingrediente della cittadinanza e debba essere considerato la base per la rifondazione della rappresentanza politica. Io mi prendo cura. Quindi è proprio questo l'elemento del legame, della cura, del riconoscimento della dipendenza. In questo senso mi piace l'espressione di un cambiamento antropologico, un'espressione, un invito, un filone di riflessione che ci ha proposto la Chiesa. E io ho considerato questo come una delle cose più interessanti del panorama politico-culturale di questi ultimi anni, e sicuramente un apporto prezioso, ecco, che la Chiesa ci ha dato. Sì, c'è bisogno di un cambiamento antropologico, per cui il riconoscimento che l'io è forte, se avverte e se questa sua dipendenza dall'altro come parte della propria identità. Parlo del contributo che ci ha dato e dell'invito che ci proviene dalla Chiesa su questo, però invito anche a leggere dei testi molto importanti che hanno elaborato le donne pensatrici femminili come la Martha Nussbaum,
dove il tema appunto del legame con l'altro e della dipendenza dall'altro viene posto come cruciale per l'affermazione della propria libertà. E credo che da qui nascano, cioè che da questa rivoluzione antropologica scaturisca una nuova grammatica dei diritti. Appartengo alla storia della sinistra, quindi so quanto è sacra la parola diritti. Proprio per questo mi sono trovata a disagio e mi trovo a disagio quando la parola diritti viene scandita come dire, un elenco di benefit e di cose che devi avere. Diritto è dignità della persona e quindi diritto è sicuramente essere messo nelle condizioni di esercitare la propria responsabilità. E se mi consentite ancora una digressione personale, sarò sempre debitrice a quelle madri di ragazzi con disabilità grave che quando ero ministro della solidarietà mi venivano a chiedere di non il trasferimento monetario, ma che ci fossero quei centri diurni, perché portare i propri figli nei centri diurni significa consentire ai propri figli di esercitare delle abilità che hanno, vedere tirate fuori le proprie abilità e quindi dare un contributo alla comunità. Cioè per quelle madri il massimo di realizzazione dei propri figli, il massimo di dignità dei propri figli era che potessero anche loro dare un contributo alla propria comunità. E mi è parsa per me sicuramente la lezione più significativa che ho avuto sul tema del diritto. Il diritto non è soltanto l'assegno o l'indennità di accompagnamento o la legge 104, ma il diritto è consentire a mio figlio di tirare fuori le sue abilità e di vedergli e di consentirgli di dare un contributo agli altri e alla comunità. Diritti costituzionali, diritti dei non, certamente, quindi nuova grammatica dei diritti, concludo, significa sicuramente vedere, come dire, applicare fino in fondo i diritti costituzionali, ma anche nuovi diritti. I costituzionalisti hanno parlato dei diritti dei non cittadini. Sì, il tema di una cittadinanza che non deve essere legata alla nazionalità, ma di una cittadinanza che sia connessa alla dignità della persona. Io credo che sia un tema attuale e abbiamo un documento e abbiamo uno strumento fondamentale poco utilizzato, che è la Carta Europea dei Diritti Umani Fondamentali, perché quella Carta Europea contiene una concezione della cittadinanza che fa riferimento alla persona e non soltanto alla nazionalità. E poi credo che dal riconoscimento della dipendenza, dal legame con l'altro, possa nascere una nuova grammatica di diritti, i cosiddetti diritti affettivi. Il non essere lasciato solo nella malattia, il vedere riconosciuto il legame affettivo che nella perdita di consapevolezza, nella fragilità, nella non autosufficienza, nel fine vita, può interpretare la volontà della persona amata in nome dell'affetto, dell'amore e del legame affettivo. Non c'è dubbio che una visione dell'autonomia individuale, del diritto come accettazione della dipendenza dall'altro significa una precisa visione di tutti i temi della bioetica del fine vita, della bioetica sicuramente. Per cui l'autonomia, che cos'è l'autonomia nel fine vita? L'autonomia io la posso esercitare se c'è qualcuno accanto che mi ascolta, che mi prende la mano, che mi sa interpretare, altrimenti che cos'è l'autonomia? Tema non scontato questo, anzi, così come legami sociali, legami comunitari significa anche promuovere la fiducia nelle persone.
Mi dispiace molto che la parola sussidiarietà sia stata stravolta e bistrattata. Sussidiarietà è una grande parola. È una grande parola che è legata all'articolo 3 della nostra Costituzione, che dice che la Repubblica promuove attivamente il superamento dell'esclusione e promuove attivamente la solidarietà. Lo fa valorizzando la competenza dei cittadini. Ecco, questa idea della sussidiarietà come valorizzazione della competenza dei cittadini, e quindi non soltanto la cittadinanza attiva, ma la cittadinanza competente, è un altro pezzo di questa nuova grammatica dei diritti. Perché dico mi dispiace che sia stata stravolta la parola sussidiarietà, e che ormai io stessa a volte ho imbarazzo nell'usarla, perché la sussidiarietà è stata intesa come sostituzione dell'intervento pubblico. Questa esaltazione della gratuità e del dono come sostituzione dell'intervento pubblico ha portato ai disastri che sappiamo sul piano delle politiche sociali, ma ha oscurato quello che era il grande valore della sussidiarietà, e cioè la promozione non soltanto della partecipazione, ma della competenza dei cittadini. Ecco, questi sono gli elementi che io vedo come innovativi nella nostra società, e che se raccolti possono promuovere un progetto politico, un progetto culturale e politico che credo aiuti l'uscita dalla crisi.